Siamo in collegamento con Francesco Perrone, direttore della struttura complessa sperimentazioni cliniche dell'Istituto Tumori Pascale di Napoli, che è diventato il nuovo presidente eletto dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Salve, grazie per essere in collegamento con noi, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Allora, sicuramente un riconoscimento importante a testimonianza di quanto lei ha fatto nella cura e nella prevenzione dei tumori in un istituto che è un'eccellenza della nostra Italia. Beh, devo dire sì, sono molto contento, è chiaramente una grande soddisfazione personale e devo dire che la soddisfazione personale attiene al fatto di avere scelto nella mia vita di continuare a lavorare a Napoli, essendo napoletano, e ottenere dei risultati importanti su una scala, in questo caso nazionale. Da napoletano che lavora a Napoli è una cosa che dà una tremenda soddisfazione. E devo dire che è un riconoscimento però non solo a me, ma all'istituto nel quale lavoro, perché senza l'istituto nel quale lavoro nel corso di questi anni non avrei potuto fare quello che ho fatto e che in qualche modo è alla base oggi di questo riconoscimento dagli oncologi medici italiani. Quindi la soddisfazione mi fa piacere che sia fortemente condivisa dai miei amici e colleghi dell'Istituto Pascale, che è una istituzione di grandissimo valore nazionale e internazionale, all'interno della quale si possono fare delle cose molto belle. Certo, lei diventa presidente in un momento molto particolare, perché il post pandemia ci farà capire poi quanti danni sono stati prodotti per quanto riguarda molte patologie non curate, chiaramente a cominciare proprio dai tumori. Quindi è da qui che bisogna ripartire, direttore? Sì, noi veniamo da 2 anni di inferno, nel caso di dico da 1 anno e mezzo, diciamo, di inferno, e adesso incominciamo ad avere dei dati che per esempio sono stati presentati la settimana scorsa nella pubblicazione dei numeri del cancro, che è curata da AIOM, l'associazione della quale sono stato eletto presidente. E questi dati incominciano a dare dei numeri, incominciano per esempio a quantificare che, dato lo stop totale per 2-3 mesi nel corso della prima ondata e del primo lockdown, e poi con la ripresa non necessariamente fulminea in tutti i centri di oncologia italiana, complessivamente nell'arco del 2020 si è accumulato un ritardo in tutte le procedure di screening, quindi quelle che ci aiutano a fare la diagnosi precoce, che è una forma in qualche modo di prevenzione. E noi sappiamo in questo momento che per i 3 tumori per i quali esiste la possibilità di anticipare la diagnosi, vale a dire il tumore della mammella, il tumore del colon e il tumore della cervice uterina, sono stati accumulati dei ritardi e c'è una riduzione netta del numero di esami fatti, come c'è una riduzione netta per esempio degli interventi chirurgici che sono stati fatti, intorno al 13-14% degli interventi per tumori della mammella e tumori dell'intestino. E nei casi che sono stati operati, purtroppo incominciamo a vedere un indicatore, e cioè che aumenta la quantità di pazienti operati per un tumore in stadio più avanzato, di dimensioni più grandi, e si riduce la quota di pazienti operati con un tumore più piccolo. Noi sappiamo che operare un tumore quando è più piccolo significa aumentare le possibilità di guarigione, e quindi nel tempo pagheremo purtroppo questa parentesi negativa sul piano della anticipazione diagnostica. E così veniamo da un periodo duro. Certo, insomma, veramente quello che lei dice è raccapricciante, considerando che sono stati investiti decenni nella prevenzione, nelle campagne informative per la prevenzione. Ci si ritrova immediatamente, insomma, parecchi anni indietro. È doloroso, soprattutto immagino per voi che cercate di dare una qualità di vita ai pazienti oncologici migliore, e di conseguenza la tempestività dell'intervento è fondamentale.
Sì, ha ragione, è chiaramente doloroso. Si figuri che io ho dedicato buona parte delle mie sperimentazioni all'oncologia dei pazienti anziani, che rappresentano un enorme problema da un punto di vista epidemiologico. E lei capisce che vedere quello che è accaduto nella prima ondata, soprattutto, ma anche poi nella seconda, vale a dire la mortalità altissima tra i pazienti anziani, molti di quei pazienti erano anche pazienti oncologici. E vedere accadere questo dopo anni dedicati a prolungare la sopravvivenza di 6 mesi, un anno, chiaramente è una cosa assolutamente demoralizzante. Però non dobbiamo perderci l'animo, nel senso, in qualche modo, anche nella mia decisione di propormi come presidente dell'associazione, e oggi che sono eletto, il senso è quello costruttivo. Noi dobbiamo lavorare per recuperare, dobbiamo sapere che dobbiamo rimboccarci le maniche, fare di più di quello che facevamo prima, Certo, perché abbiamo la infatti strada. dobbiamo guardare sicuramente con ottimismo al futuro, bisogna investire sulla ricerca. Lei, quali saranno, insomma, gli atti principali che farà da presidente? Ma io come presidente, adesso per i primi 2 anni io sono presidente eletto, che vuol dire come In se fosse una pectore. specie di vicepresidente in pectore, esatto, lo sarò nei fatti tra 2 anni, però diciamo che nel corso di questi 2 anni io mi auguro già di iniziare una politica di forte connessione tra l'Associazione Italiana di Oncologia Medica e le istituzioni, perché dobbiamo saper collaborare per fare in modo che il progresso, che ci arriva fortunatamente tanto progresso terapeutico, dobbiamo fare in modo che questo progresso lo riusciamo a gestire e rendere sostenibile. Il progresso in oncologia ha dei costi molto elevati, e noi dobbiamo lavorare per garantire la sostenibilità. Non c'è niente di peggio che sapere che ci sarebbero casomai dei farmaci molto efficaci che sono registrati, ma che non riuscissimo ad utilizzare per problemi di organizzazione e di pianificazione. E questo è un tema di lungo respiro e che quindi è importante affrontare da subito insieme con le istituzioni. Certo, insomma, le istituzioni devono capire che sulla ricerca non bisogna assolutamente fare tagli, ma bisogna investire, perché insomma dipende la qualità di vita di tutti i cittadini. Io vorrei che lei rivolgesse un appello ai nostri telespettatori affinché riprendessero i controlli di routine senza paura. Purtroppo, insomma, il Covid impressiona ancora, ma bisogna guardare oltre il Covid per avere cura della nostra salute. Questo è un problema assolutamente vero e dimostrato dai numeri, perché nel corso del 2020, per quello che riguarda gli esami di screening, di prevenzione, se è vero che si sono ridotti gli inviti attivi da parte degli ospedali nell'ordine del 30%, è vero anche che c'è un 10% di esami che non sono stati fatti perché i cittadini che erano stati invitati non sono andati in ospedale, hanno avuto evidentemente paura. Da un punto di vista umano, tutta la mia comprensione, sia chiaro, mancherebbe che non ci fosse la comprensione, però il messaggio da dare ai cittadini oggi è che le strutture sanitarie stanno tornando ad essere sicure se tutti seguiamo le regole. Grazie alla diffusione dei vaccini, siamo tra i paesi che hanno la maggior diffusione e questa è una ricchezza che deriva dall'avere un grande servizio sanitario nazionale. Sfruttiamo le nostre ricchezze. Grazie ai vaccini e grazie alle misure di prudenza che continuiamo a mettere in essere, venire in ospedale sta ridiventando sempre di più una cosa che si può fare con tranquillità, e questo può significare anche contribuire a una diagnosi precoce e quindi a salvarsi la vita. Fiducia nelle strutture sanitarie. Direttore, noi la ringraziamo infinitamente per questo collegamento, le auguriamo buon lavoro e naturalmente ci collegheremo quando ci saranno, immaginiamo e speriamo sempre di più novità su terapie importanti per salvare la vita di tanti pazienti. Grazie, arrivederci. Grazie a lei e arrivederci ai telespettatori.